C'è stato un nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. La ONG tedesca Sea-Watch lancia l'allarme su un barcone che si sarebbe capovolto durante la traversata. Decine le vittime, l'imbarcazione viaggiava insieme ad altre tre verso l'Italia, 250 i migranti a bordo dei gommoni alla deriva. Intanto sono approdati a Pozzallo 101 migranti, tra cui molti minori. Le 156 persone soccorse dalla Lancourt invece non sbarcheranno in un porto italiano, trascorreranno la quarantena su una nave. E nei reparti